Stasera parliamo del sonno vero che sperimentiamo quando siamo fortunati tutte le notti. Non tutti sono così fortunati, ma insomma dovremmo tutte le notti sperimentarlo, questo tipo di sonno di cui parliamo stasera. Basti dire che noi passiamo un terzo della nostra vita dormendo, ma non conosciamo bene le cose che succedono durante questo terzo della nostra vita. Ed è proprio il tema a cui si è dedicata la professoressa Chiara Maria Portas. Ha sempre studiato il sonno nei suoi vari aspetti, e sappiamo che ci sono molte fasi nel sonno, e quelle che in particolare l'hanno sempre interessata, di cui attualmente si occupa, sono quelle fasi del sonno in cui risistemiamo in qualche modo i nostri ricordi, le nostre nozioni, in cui magari immaginiamo delle soluzioni ai nostri problemi. Proprio ieri su Tutto Scienze, la copertina, riportavo uno studio fatto da ricercatori di due università tedesche, credo quella di Lubecca, sono sicuro, l'altra credo di Heidelberg, ma potrei sbagliarmi, e questi studiosi hanno appunto con tutta una serie di ricerche, prima di tipo storico e poi di tipo proprio sperimentale, cercato di capire come il cervello riorganizza le informazioni. Dal punto di vista storico ci sono degli episodi interessantissimi, c'è per esempio quello di Auguste Kekulé, un chimico che ha intuito l'anello benzenico in sogno, anzi pare si fosse addormentato su una carrozza di pomeriggio mentre faceva il riposino, ha avuto l'intuizione di questa struttura esagonale del carbonio, fatta di atomi di carbonio, con un atomo in ogni vertice, che è fondamentale in tutta la chimica organica. E un altro caso famoso è quello di Mendeleev, che avrebbe intuito la tavola periodica degli elementi nel sonno. E poi ce ne sono altri addirittura proprio nel campo delle neuroscienze, di cui forse si parlerà tra poco Chiara Maria Portas, che è un caso di quelli proprio direi abbastanza classici di esportazione di cervelli italiani all'estero. È nata a Cagliari, ha studiato in quell'università, si è laureata con il professor Gessa, che qualcuno ricorderà è stato ospite di Giovedì Scienza l'anno scorso, e poi ha un lungo curriculum sempre in altri paesi, negli Stati Uniti all'Università di Harvard, in Norvegia all'Università di Bergen e in Francia e in altri posti ancora. Un percorso che comunque ha in questo momento una base ben precisa, fissa all'Università di Bergen in Norvegia, pur mantenendo la professoressa Portas contatti con tutti gli altri istituti di ricerca dove ha lavorato. Ha ricevuto molti riconoscimenti nazionali e internazionali, uno in Italia, un riconoscimento del CNR, poi altri all'estero. Non vorrei portarle via altro tempo, quindi le cedo immediatamente la parola, anzi le cedo il video, perché abbiamo un brevissimo video che serve a introdurre il discorso. Prego, la ringrazio di essere venuta qui da noi. Ciò che avete appena visto è un attacco di terrore notturno, una patologia del sonno, in un bambino di 5 anni. È un'esperienza ovviamente molto drammatica, ma la ragione per iniziare con queste immagini è perché vorrei richiamare la vostra attenzione su un aspetto molto inquietante del sonno, ovvero la totale mancanza di testimoni. E qualunque cosa abbia terrorizzato a morte questo bambino, qualunque cosa abbia visto, qualunque cosa abbia udito, non sarà mai vista e udita da nessun altro. Infatti il territorio del sonno, il vissuto del sogno, è proprio un territorio assolutamente privato delle nostre menti.
di cui purtroppo sappiamo poco, pochissimo, e ancor peggio, in qualche modo, non siamo neanche interessati a conoscere. Ed è proprio per questo che oggi cercherò di fare una chiacchierata con voi per illustrarvi proprio quello che abbiamo chiamato l'altra faccia della nostra vita, perché come è stato appena appunto detto da poco, questo aspetto così sconosciuto in realtà rappresenta un terzo delle nostre vite. Questo significa per una persona di mezza età che ha passato già circa 15-20 anni in questo stato di bello addormentato. E anni appunto che noi tentiamo di ignorare, o forse a volte ci rimangono soltanto dei ricordi molto lontani, dei ricordi vaghi, soprattutto legati appunto all'attività onirica, al sogno. Ma il sonno, comunque sia, è un fenomeno che, almeno da un punto di vista molto superficiale, in un modo intuitivo, se non altro, conosciamo tutti molto bene. Infatti è innanzitutto un'esperienza di tutti i giorni, ma è anche qualcosa che sin dalla nascita noi vediamo negli altri, vediamo ovviamente in altri esseri umani e vediamo anche negli animali. Le prime parole, o tra le prime parole del mio bambino, ci sono state quelle di Babau Nanna, ovvero il cane dorme. E proprio perché Nanna è un concetto assolutamente basilare, è una cosa che accettiamo come accettiamo di mangiare, come accettiamo di bere, ma in realtà sappiamo molto meno di questa funzione fisiologica di quanto non sappiamo appunto del mangiare o del bere. E sappiamo infatti che tutti gli animali, non soltanto noi, hanno bisogno di dormire, tutti i mammiferi ovviamente, ma anche animali come gli uccelli, come i pesci, addirittura anche i rettili mostrano se non un sonno complesso come il nostro, ma se non altro un ciclo di attività quiete. Ed è proprio la quiete, infatti, la caratteristica più eclatante, più vistosa del sonno. Ovviamente tutti gli animali, almeno tutti i mammiferi, nel sonno chiudono gli occhi, assumono una posizione di riposo, in genere sdraiata. Ci sono pochissime eccezioni a questa regola, una di queste sicuramente sono i mammiferi acquatici come i delfini, che non possono permettersi in questo stato totale di quiete, perché questo farebbe sì che, non potendo venire alla superficie a respirare, affonderebbero nell'oceano e quindi morirebbero. Ma tutti appunto, così pure gli esseri umani, tendono ad assumere questo atteggiamento di quiete, chiudere gli occhi e dormire, normalmente sdraiati, oppure direi proprio ovunque si trovino, a volte trovando addirittura delle soluzioni estremamente originali pur di poter sprofondare nel sonno ristoratore. Devo dire che, come al solito, i giapponesi sviluppano delle tecniche ingegnosissime per sopperire a tutti i bisogni umani. Ecco dunque che tutti ci rendiamo conto di aver bisogno di sonno, ma in realtà ce ne accorgiamo soprattutto proprio quando il sonno viene a mancare, allora non lo diamo più per scontato. E quanto dormiamo? Potete vedere qui che tra tutti i mammiferi c'è una grande divergenza, una grande differenza di numero di ore per giorno. Paradossalmente sono proprio i grandi mammiferi che dormono meno, per esempio l'elefante, la giraffa dormono appena 2 ore al giorno, anche meno, mentre piccoli animali come per esempio il topo dormono fino a 13, 14, anche 15 ore al giorno. E l'uomo? Beh, l'uomo è un po' una via di mezzo, in genere dorme 7-8 ore, lo vedete qui, che fa gruppo insieme al coniglio e al maiale in questo raggruppamento di mammiferi per numero di ore di sonno. Ma quindi appunto abbiamo detto sono 7-8 ore, ma in realtà non c'è una regola assoluta, ci sono infatti delle persone che possono dormire molto meno, 5-6 ore, o altre che hanno bisogno di 9 ore di sonno al giorno. E questo soprattutto dipende dal fatto che, a secondo del numero di ore, una persona funziona meglio o meno bene o meglio il giorno dopo, e questo è il solo vero criterio per sapere quante ore ognuno di noi deve dormire. Quindi non è necessariamente sbagliato ma dormire 5-6 ore al giorno.
E tra l'altro la lunghezza del sonno e la sua distribuzione variano enormemente con l'età. Passiamo dalle 16-18 ore al giorno per un neonato alle 10-12 ore già tra i 4 e i 10 anni fino appunto alle 7-8 ore giornaliere per un adulto. Un altro concetto che è molto comune ma non è del tutto vero è il fatto che gli anziani dormano molto meno. E questo è vero appunto solo in parte, perché in realtà quello che cambia radicalmente nell'età adulta avanzata è più la struttura del sonno. Infatti il sonno degli anziani è caratterizzato da moltissimi risvegli e da meno sonno ristorativo, il sonno più profondo. Ed ecco quindi la sensazione erronea di dormire molto meno. Ma a parte questi concetti di sonno, appunto molto intuitivi, in qualche modo dei concetti che sono più o meno noti a tutti, vorrei proprio cercare di esplorare meglio dei concetti più fondamentali del sonno. Quindi cercherò appunto di dare una definizione di sonno e cercherò poi anche di dirvi come si studia e anche quali sono alcuni, almeno gli aspetti più basilari dei meccanismi fisiologici più importanti del sonno e anche qualcosa sulla sua anatomia, sulle zone del cervello che sono più direttamente coinvolte nel produrre e mantenere il sonno. E infine parlerò veramente nella seconda parte di questa presentazione di ciò che mi sta più a cuore, cioè degli aspetti cognitivi del sonno e stasera parlerò soltanto dell'attività onirica, anche se in realtà l'attività onirica non è proprio materia prima mia di studio, però fa parte degli aspetti cognitivi che sono indubbiamente, io credo, una delle parti più misteriose ancora del sonno, ma anche le più affascinante. E andiamo quindi a partire con una sorta di definizione del sonno. È uno stato psicofisico che principalmente è caratterizzato da un'abolizione dei movimenti motori o di una forte riduzione, se non altro, e anche ad una riduzione della responsività del cerebrale agli stimoli provenienti dal mondo esterno. Nonostante ciò, in realtà il cervello si mantiene ad un livello di attività che dura durante tutta la notte, quindi durante tutto il sonno, come vedremo più avanti. E il nostro modo di vivere il sonno è in realtà come una sorta di intervallo anche un po' noioso tra la veglia, perché tra i momenti di veglia, perché la veglia è veramente l'unica cosa a cui noi diamo valore, perché è quello su cui noi basiamo la nostra vita. E questi intervalli nello stato tra i vari stati di veglia è dovuto al fatto che esiste un ciclo sonno-veglia che è determinato dall'attività dell'orologio biologico o una sorta di orologio biologico che produce appunto un ritmo circadiano, cioè un ritmo di attività di molte funzioni fisiologiche tra cui il sonno nelle 24 ore. E altre funzioni che hanno questo tipo di regolazione circadiana sono per esempio la temperatura corporea, la secrezione ormonale. E vi faccio vedere per esempio alcuni esempi. Come vedete in tutti questi casi, per esempio la temperatura corporea che vedete nella parte alta della figura, che cambia durante le 24 ore in un modo molto regolare. Qui vedete lo schema per diciamo 2 giorni e mezzo. E così pure molti ormoni come l'adrenalina, il cortisolo, la melatonina, che vedremo un ormone molto importante nella regolazione del sonno e della veglia. E così pure la diuresi, ha un ciclo circadiano molto caratteristico. Ma andiamo avanti, come si studia il sonno? È ovviamente molto banale, come abbiamo detto prima, vedere se una persona o un animale dormono, perché l'atteggiamento posturale, l'atteggiamento comportamentale è molto tipico. Ma questo ovviamente non è un criterio per definire e per classificare il sonno. Quello di cui abbiamo veramente bisogno in realtà è di utilizzare, di leggere le onde elettriche cerebrali, che sono, se volete, l'insieme di segnali che si scambiano i neuroni, quindi in qualche modo il linguaggio, uno dei linguaggi che vengono adottati dai neuroni, che sono le nostre cellule cerebrali, per mandarsi dei messaggi. E il modo in cui facciamo questo, in cui leggiamo queste onde cerebrali, è attraverso l'elettroencefalografia, che è una tecnica appunto di registrazione che utilizza degli elettrodi piazzati sul cuoio capelluto per vedere l'attività cerebrale.
è corticale per l'esattezza. Quindi ovviamente il soggetto giace in una posizione di riposo con gli elettrodi che vengono piazzati, come potete vedere qui appunto sul cuoio capelluto, e in questo modo è possibile registrare queste onde di attività elettrica. Quello che vedete nella traccia superiore in rosso è un'attività, ecco, preso il cursore, è un'attività caratterizzata dal cosiddetto ritmo alfa, cioè sono delle onde molto caratteristiche della fase dell'addormentamento, delle onde molto regolari, con una ritmicità, con una frequenza di tra 8 e 12 Hz, cioè 8, si ripetono 8 o 12 volte per secondo, e sono appunto caratteristiche della fase di transizione, se volete, quando da una quiete, da una sveglia quieta si passa verso il sonno leggero, e queste onde sono soprattutto prodotte dalle parti più posteriori della nostra corteccia cerebrale. La traccia invece che vedete sotto in nero è una traccia che è visibilmente diversa, e questa è caratterizzata da onde invece molto più ampie. E di nuovo ho perso il cursore, scusatemi, delle onde molto più ampie e anche molto più lente. Queste infatti sono soprattutto onde che chiameremo, come vedremo nella prossima diapositiva, si chiamano onde delta, e sono invece caratteristiche del sonno, e soprattutto del sonno più profondo. Ma la sola registrazione elettroencefalografica non sarebbe sufficiente per darci una vera descrizione dei diversi stati del sonno. E quindi quello che si utilizza è anche la registrazione dei movimenti oculari e del tono muscolare. Perché? Perché appunto questi due parametri cambiano tra la veglia e il sonno. È piuttosto intuitivo che i movimenti oculari durante la veglia siano bidirezionali, anche con gli occhi, pur tenendo gli occhi chiusi, e quindi vedete in rosso appunto i movimenti oculari relativi allo stato di veglia quieta, mentre quello che vedete in nero è un tracciato in cui ci sono pochi o niente o nulli, sono nulli i movimenti oculari, e questo in genere è quello che si verifica nel sonno. Questo non è del tutto vero, perché in realtà, soprattutto in una fase del sonno che poi vedremo, i movimenti oculari sono addirittura molto veloci e abbondanti, ma questo lo vedremo in seguito. Per quanto riguarda il tono muscolare, è anche questo abbastanza intuitivo che il tono sia più elevato durante la veglia rispetto al sonno, mentre quello che vedete in basso, in nero, è un tracciato del tono muscolare durante il sonno. E infatti il nostro tono muscolare durante il sonno è molto diminuito, addirittura diventa pari quasi a zero durante una fase del sonno, cioè siamo quasi paralizzati, ma anche questo lo vedremo tra un attimo. E quindi come si distinguono le fasi di sonno? Innanzitutto non è da tantissimo che noi distinguiamo le fasi di sonno, e grazie a due americani negli anni 50, a Kleitman e Azerinsky, che il sonno REM fu descritto per la prima volta. Questo sonno REM prende il nome proprio da rapid eye movement, cioè è un sonno, una fase di sonno caratterizzata da movimenti oculari rapidi, e che si accompagna anche ad un'attività corticale molto sostenuta, molto simile a quella della veglia, e anche ad una atonia muscolare, quindi ad un tono muscolare molto molto basso, che fondamentalmente significa che durante questa fase di sonno il nostro corpo è totalmente paralizzato. E quindi grazie a questa loro scoperta negli anni 50 il sonno venne inizialmente diviso in due classi, in sonno REM e sonno non REM. Ma il sonno è ben più complesso di così, e infatti adesso si distinguono, almeno negli esseri umani, minimo sei stati: la fase appunto dell'addormentamento, quattro fasi di sonno non REM, di cui le prime due, dette anche S1 e S2, rappresentano, diciamo, il sonno più leggero, mentre la fase 3 e 4 rappresentano il sonno profondo, il sonno più ristoratore. E poi finalmente appunto il sonno REM, che venne descritto soltanto 50 anni fa.
E ognuno di questi stati ha delle caratteristiche elettroencefalografiche ben precise, quindi per esempio durante la veglia attiva noi vediamo all'elettroencefalogramma che ci sono delle onde molto frequenti di piccola ampiezza e un ritmo cosiddetto desincronizzato. Quando invece il soggetto si rilassa e chiude gli occhi compaiono quelle onde alfa, soprattutto nelle regioni occipitali che abbiamo descritto prima. Poi il soggetto entra nella prima fase di sonno, in S1, e le onde alfa scompaiono. L'S1 in realtà non ha delle note così caratteristiche e quindi direi passerei direttamente all'S2 che invece ha proprio delle caratteristiche elettroencefalografiche patognomoniche, come appunto il complesso K che qui vedete ingrandito, rappresenta praticamente un'onda bifasica di grandissima ampiezza e che appunto compare soltanto quando il sonno comincia ad approfondirsi. E insieme ai complessi K ci sono anche queste strutture un po' particolari che vengono detti i fusi del sonno, che ogni tanto si legge nei giornali anche di ampia diffusione. I fusi del sonno sono caratterizzati da onde con una frequenza tra i 12 e le 14 Hz che si ripetono per brevi periodi e hanno un'ampiezza prima crescente e poi decrescente, ecco perché vengono chiamati fusi. Mentre nella fase 3 e poi nella fase 4 c'è la comparsa e poi appunto proprio il fatto che predominano queste onde molto ampie, queste onde delta che hanno appunto una frequenza molto bassa e un'ampiezza molto grande, come potete vedere bene nell'onda del cerchio rosso. Ecco quindi i quadri elettroencefalografici che terminano con quello del REM. Come vedete è molto interessante il fatto che nel REM il tracciato elettroencefalografico è di nuovo molto più simile alla veglia di quanto non sia agli stati di sonno. E questo appunto è stata una delle scoperte straordinarie di Kleitman e di Aserinsky. E questa parte del sonno costituisce solo il 20%, quindi diciamo è la minoranza rispetto al sonno non REM. E in aggiunta a tutto quello che abbiamo già detto del sonno REM, dovremmo anche dire che si accompagna ad un'alterazione del sistema neurovegetativo con un battito cardiaco che si fa, in genere accelerato, a volte addirittura può essere irregolare, e anche il respiro si fa in genere più accelerato e più irregolare. La pressione arteriosa può aumentare, mentre la temperatura corporea in genere diminuisce. Quindi questi sono alcuni tra i fenomeni appunto fisici più importanti che si accompagnano al sonno REM. E lascerò perdere adesso l'attività onirica e invece vorrei dire ancora una cosa molto interessante per quanto riguarda il sonno REM, che di solito è più abbondante nei mammiferi, negli animali che hanno uno sviluppo psicomotorio limitato alla nascita, e ovviamente tra questi c'è anche il cucciolo umano. La ragione è sconosciuta per il momento, ma quello che si pensa è che il sonno REM possa avere un ruolo molto importante nello sviluppo delle sinapsi neuronali, quindi nello sviluppo del nostro sistema nervoso centrale, e che per questa ragione ovviamente sia più abbondante, deve essere più abbondante negli esseri che nascono piuttosto immaturi, come appunto i nostri neonati. È un fatto di cui in realtà non si sa la ragione, è anche il fatto che gli animali più grandi in genere hanno più sonno REM di quelli piccoli, per esempio appunto non so il cane o il gatto rispetto al topo. Il sonno non REM invece rappresenta la maggior parte del sonno, circa l'80%, ma abbiamo visto che ha 4 sottoclassi. Ed è un po' l'opposto dal punto di vista di caratteristiche fisiologiche rispetto al sonno REM. E comunque anche in questo stato vi è una riduzione del tono muscolare e l'assenza dei movimenti rapidi è assolutamente vero, però rimangono a volte dei movimenti oculari, soprattutto nella fase iniziale dell'addormentamento, che sono dei movimenti lenti, dei movimenti quasi come un rullio più che un movimento vero e proprio oculare.
E il modo in cui si sviluppa il sonno durante una notte, ovviamente noi di questo siamo completamente ignari, non è che inizi e finisca nell'arco appunto di quelle 7 ore, ma in realtà si sviluppa con dei cicli ben precisi, che in genere sono 4 o 6 per notte, e ognuno di questi cicli dura circa 90 minuti. Quindi durante questi cicli in realtà il sonno passa da una fase più leggera ad una fase via via più profonda, poi torna indietro verso un sonno più leggero fino a quando finalmente subentra il sonno REM. E poi ovviamente inizia un ciclo successivo, a volte dopo una breve pausa di veglia. E in realtà i cicli non sono identici durante tutta la notte, ma per esempio durante le prime fasi della notte è più abbondante il sonno profondo, mentre durante le fasi finali della notte è più abbondante il sonno REM. Quello che vi sto mostrando adesso è uno schematico del modo in cui vengono scritti scritto il sonno, cioè quello che potete vedere qui è in pratica un gruppo, una registrazione, una registrazione di una notte di sonno in un adulto con 4 cicli di sonno. Voi vedete che qui è segnata la veglia, qui sono segnati i vari livelli di sonno, e quindi vedete che il sonno via via si approfondisce fino al livello di S4, poi torna indietro fino a S1, qui scatta il primo REM e poi ancora il sonno si riapprofondisce, va di nuovo verso il 4, regredisce, un altro sonno REM e così via. Quindi in questo caso voi vedete che si sono avuti 4 cicli completi di sonno, in cui appunto, come dicevamo, nell'ultimo ciclo il sonno REM predomina, può essere anche lungo 30 o più minuti. E giusto per darvi un'idea delle differenze tra un bambino e una persona anziana, potete vedere per esempio nel bambino quanto predominino le fasi di sonno molto profondo, quindi di S4, che sono quasi del tutto assenti invece nelle persone anziane. Vi ricordo che il sonno S4 è proprio quello più profondo, più ristorativo, ed è quello che ovviamente, venendo a mancare, comporta quella sensazione di sonno poco ristorativo, quindi la sensazione di aver dormito male o poco. E passiamo adesso all'anatomia del sonno, ma ovviamente per parlarvi di anatomia vi devo almeno prima dare qualche nozione di anatomia cerebrale, ma molto 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 schematica. Quello che vedete qui ovviamente è una testa a cui è stata tolta la calotta cranica, esattamente è la mia testa, che è stata riprodotta utilizzando delle tecniche di risonanza magnetica strutturale e poi ricostruita attraverso un computer. Ecco, togliendo la calotta cranica, voi vedete appunto, potete riconoscere qui i bulbi oculari, un attimo, ecco, ci arrivo col cursore, i bulbi oculari e qui ovviamente i due emisferi cerebrali. Se noi tagliamo tagliamo diversamente questa testa, ecco che appare in toto il cervello, che in questo caso è il mio cervello, e quello che vorrei farvi notare è che, ecco, questo è quello che in realtà ci interessa, lasceremo perdere appunto le altre strutture della faccia come il naso, la lingua, che ci servono soltanto come punti di riferimento. Questo è ciò che ci interessa, e adesso se noi estraiamo questo cervello e lo strutturiamo come una forma più schematica, ecco che possiamo vedere insieme quali sono alcune delle zone del cervello più importanti appunto nel ciclo sonno-veglia. E quello che vorrei, non dovete assolutamente impararlo a memoria, ma quello che vorrei magari che vi ricordaste per qualche momento, sono strutture come quelle del talamo, dell'ipotalamo, perché sentirete un paio di volte questi nomi durante questa lecture. È ancora molto importante, sono le strutture del tronco cerebrale, questa parte diciamo che voi vedete qui in rosa, e poi ovviamente le cortecce cerebrali, questa parte, la posteriore, che viene detta corteccia occipitale, la parte invece anteriore, che è la corteccia frontale, tutta questa zona intorno al corpo calloso, che è quella parte gialla, che fa parte del lobo limbico. Anche le strutture limbiche saranno dei nomi che sentirete qualche volta durante la lecture. Allora andiamo a vedere un po' dell'anatomia. Prima di parlare dell'anatomia del sonno dobbiamo necessariamente parlare di quella della veglia, perché appunto veglia e sonno sono strettamente correlati. La struttura più importante nel produrre e mantenere lo stato di veglia è la sostanza reticolare attivante o ascendente.
E questa, come potete vedere, si trova a livello del tronco cerebrale e la sua attività è anche coadiuvata da altri neuroni che si trovano a livello dell'ipotalamo posteriore e anche alcuni nuclei del talamo, quindi queste strutture, diciamo, centrali del cervello. Da qui poi il segnale di attivazione procede verso la corteccia cerebrale, attivando quindi in toto la corteccia e il cervello. È interessante notare che gli scienziati che più di tutti studiarono la sostanza reticolare attivante furono due: Moruzzi, che era un italiano di fama mondiale, e Magoon, che invece è un americano. E fu poi ancora un allievo di Moruzzi, questo è il professor Pompeiano, anche lui dell'Università di Pisa, che continuò il suo lavoro e continuò anche sviluppò anche poi una sua linea di ricerca molto, molto interessante. Quindi proprio in Italia abbiamo, diciamo, dei maestri della scienza del sonno. E non potremmo parlare del sistemi attivanti senza parlare di uno dei fenomeni più importanti nell'attivazione e nel mantenimento della veglia, che è l'effetto della luce solare. Ripeto, non è l'unico meccanismo, ma di sicuro è uno dei meccanismi più importanti. E questo meccanismo si esplica attraverso l'introduzione della luce. Un attimo, di nuovo cerco di recuperare il mio cursorino. Ecco, l'introduzione della luce nel nostro cervello avviene ovviamente attraverso l'occhio, attraverso la retina, per meglio dire. Dopo la retina, attraverso il tratto retino-ipotalamico, questi segnali vengono trasdotti e mandati in un centro che si chiama il nucleo soprachiasmatico dell'ipotalamo e che, se vi ricordate una delle diapositive che ho presentato all'inizio, è proprio quell'orologio biologico, o almeno il più importante del nostro cervello, cioè uno la struttura che regola il ciclo circadiano. Un ritmo circadiano. Poi da questa struttura i segnali procedono sia in via discendente verso la sostanza reticolare attivante, ma anche in via ascendente per andare a attivare direttamente il talamo, l'ipotalamo posteriore, e poi appunto da qui procedere verso la corteccia. Quindi l'effetto luce è un effetto ovviamente attivante, ecco perché il normale ciclo sonno-veglia è ovviamente regolato, soprattutto nella maggior parte dei mammiferi, dal ciclo luce-oscurità, quindi notte-giorno. E vediamo invece l'anatomia del sonno REM. Vi farò vedere soltanto alcuni dei gruppi più importanti dei neuroni che si chiamano, sono appunto quelli presumibilmente che attivano il sonno REM, quindi anche, scusate, il sonno non REM, quindi appunto anche il sonno non REM in realtà è una fase attiva, perché ha bisogno di neuroni che si attivino, alcuni gruppi neuronali, per essere generata. E il gruppo più importante è probabilmente questo gruppo che vedete, il tondino blu, che si trova a livello della parte anteriore dell'ipotalamo. E questi neuroni mostrano infatti la massima attività proprio subito prima dell'inizio del sonno non REM e durante il sonno non REM. E inoltre la stimolazione di questi neuroni induce sonno, ovviamente negli animali, e viceversa invece lesioni in questi nuclei producono un'insonnia duratura. Inoltre questi neuroni sono sensibili al caldo, e quindi è anche possibile che proprio l'effetto, per esempio, di giornate calde, giornate passate alla spiaggia oppure di bagno caldo, l'effetto in genere di inducente al sonno, possa essere anche mediato proprio da questo tipo di neuroni. Un altro gruppo di neuroni molto importanti che ugualmente si attivano durante il sonno non REM sono quelli che si trovano a livello del midollo allungato. E non potrei non citare anche un nucleo, anzi una ghiandola molto importante, che è la ghiandola pineale, che è importante perché produce un ormone, melatonina, e sono sicuro che tutti voi avete almeno sentito questo nome prima, perché si vende abbondantemente nelle farmacie. È un ormone che è anche chiamato l'ormone dell'oscurità, perché viene prodotto durante tutto lo stato dell'oscurità, quindi la fase in genere del sonno. Ed è un ormone che induce il sonno, ma che non deve assolutamente essere considerato una sleeping pill, cioè un sedativo, non è un sonnifero, anzi può dare dei problemi molto importanti. Ma non posso addentrarmi adesso in queste faccende.
E finalmente arriviamo a parlare dell'anatomia del sonno REM. I neuroni che sono così importanti nel determinare il sonno REM si trovano a livello del tronco cerebrale, vedete questi cerchietti di vari colori, e sono dei neuroni che appunto si attivano specificamente proprio durante le fasi di sonno REM e mediano quei fenomeni così caratteristici di cui abbiamo parlato prima, cioè i movimenti oculari rapidi, l'attivazione corticale, e anche un gruppo di neuroni che invece proietta in senso caudale è molto importante per determinare quella paralisi muscolare, quella di cui abbiamo parlato prima, l'atonia muscolare. Perché è importante? Perché se così non fosse, noi potremmo agire durante lo stato del sonno, se non avessimo questa condizione, diciamo, di paralisi, ovviamente potremmo agire a secondo della nostra attività mentale o del sogno. Questo sarebbe una condizione che mette in pericolo non solo noi stessi, ma anche le persone che ci stanno vicine. Infatti, in casi di lesione dei fasci, quello che vedete qui appunto è l'ingrandimento di un dei neuroni, i motoneuroni spinali, sono appunto i neuroni che controllano il movimento dei nostri arti, dei muscoli che poi ci permettono di muovere gli arti. Ecco, quando questi meccanismi inibitori vengono meno, si produce una malattia, la cosiddetta sindrome di Marwald, che è abbastanza problematica. C'è stato un caso recente, credo circa 2 anni fa, in cui un paziente ha ucciso la moglie durante uno di questi durante appunto una notte, perché appunto reagiva in realtà ad un attacco di qualcuno, ma nel reagire ha purtroppo ucciso la moglie. E soltanto brevissimamente vi voglio almeno dire alcuni dei nomi dei neurotrasmettitori. Cosa sono i neurotrasmettitori? Innanzitutto sono delle molecole chimiche molto importanti, perché rappresentano l'altro modo in cui i neuroni parlano l'uno con l'altro. Quindi abbiamo parlato prima di onde elettriche, ecco, l'altro modo di segnalare è appunto scambiarsi delle molecole chimiche. E hanno dei nomi bellissimi, come mi diceva il mio professore di farmacologia, sembra che abbiano tutti nomi di donne, bellissimi, a parte invece qualcuno dei più moderni che non ha esattamente dei nomi così, così piacevoli, come il glutamato e l'aspartato. Però è vero che noradrenalina, dopamina, acetilcolina, istamina, sono tutti al femminile. E la ragione per cui vi cito alcuni di questi nomi è perché appunto ricorreranno alcuni di questi durante questa presentazione. Quindi soprattutto ricordatevi per esempio la dopamina, che sono sicura probabilmente anche questo avete sentito, è un nome che avete già sentito, e anche l'acetilcolina, che è un neurotrasmettitore non solo molto importante nel controllo della veglia, ma è anche il neurotrasmettitore per eccellenza proprio del sonno REM, cioè è la molecola chimica che utilizzano quei neuroni del tronco cerebrale che abbiamo visto un attimo fa proprio nell'anatomia del sonno REM. E poi vi sono ancora neurotrasmettitori come il GABA, che in realtà è l'acido gamma-aminobutirrico, e l'adenosina, che sono invece più importanti in quei meccanismi, in quei neuroni che abbiamo visto agire proprio nel sonno non REM. E lascio questa parte immediatamente. E adesso invece vorrei esplorare proprio la parte che a me è più cara nel senso che ritengo sia la parte più interessante legata a questi lunghi anni di sonno, come io generalmente li chiamo. E questo, in realtà, gli aspetti cognitivi del sonno non sono rappresentati unicamente dall'attività onirica, ma ovviamente anche per ragioni di tempo. Oggi mi concentrerò soltanto su questo aspetto, che è anche quello più comune, quello che conosciamo in qualche modo meglio, anche se non abbastanza. Dunque, innanzitutto cercherò di associare questo concetto di attività mentale del sonno anche agli aspetti fisiologici che abbiamo visto prima. Quindi innanzitutto vi dirò che normalmente l'attività onirica nel sonno REM si registra circa nel 90% dei casi. Quindi questo significa che quando una persona è in sonno REM ha un 90% di possibilità di sognare.
mentre per gli altri stati questo è leggermente, le percentuali sono leggermente inferiori, ma sono circa 30-40% dei casi durante l'addormentamento, 70-75% nei casi negli stadi di sonno leggero, 50% circa durante il sonno profondo e addirittura è possibile anche avere un'attività con le caratteristiche proprio dell'attività onirica durante i risvegli da fasi di rilassamento. Quello che viene detto il daydreaming, cioè il sognare da svegli. Questo significa che fondamentalmente durante tutte queste diverse fasi del sonno l'attività mentale è non continua ma quasi. Quindi quando parliamo di 15-20 anni passati appunto da belli addormentati significa anche che conosciamo poco o nulla di 15-20 anni di attività intensa dei nostri cervelli, un'attività che ci appartiene ma che realmente noi non conosciamo, di cui forse ci rimangono a volte dei brandelli dei sogni. E che cos'è il sogno? Il sogno può essere definito come un complesso di allucinazioni di modalità diverse. La più classica è la modalità visiva. Gli esseri umani sono estremamente visivi, sono degli animali molto molto visivi e quindi ovviamente questa caratteristica prevale anche durante il sonno. Ma ci sono anche altre modalità come quella uditiva e in genere il sonno si sviluppa seguendo una tematica. E queste sono le varie percentuali appunto delle modalità sensoriali che in genere sono presenti nei sogni. E quindi vedete appunto il 100% che è rappresentato vabbè dalla visione, ma poi vediamo che per esempio anche le allucinazioni di tipo uditivo compaiono in circa il 65% dei sogni, quindi comunque un valore elevatissimo, mentre quelle per esempio vestibolari, allucinazioni vestibolari si intende quelle allucinazioni di movimento, quelle per esempio, non so, il sognare di volare o il sognare di cadere da un posto molto alto, ecco, tutte queste sono allucinazioni di tipo vestibolare cosiddette. E sono invece molto rare quelle di altri sensi, come quelle per esempio di tipo olfattivo, gustativo e così via. E un'altra componente molto importante che vedremo anche dopo è l'aspetto proprio dell'emozione nei sogni. È interessante notare che il tipo di emozione più frequentemente provata nel sogno è quello di ansia, quasi nel 15% dei casi. Ma ovviamente anche la gioia può essere presente, o la rabbia. E vedremo un pochino più in dettaglio appunto questa componente emotiva del sogno in un momento. E da un punto di vista storico, diciamo così, l'attività onirica per eccellenza si dice essere quella associata al sonno REM. Durante il sonno REM, che poi è quello anche che ha i sogni più lunghi, vi sarebbe il classico sogno, quello caratterizzato da una storia quasi tipo un film, molto ricco di allucinazioni visive, con molti colpi di scena, piuttosto bizzarro, molto edonistico, cioè tutto vissuto in prima persona e così via. E mentre il sonno REM rappresenta un po' l'altra faccia della medaglia, cioè viceversa è meno ricco di delle allucinazioni visive, è più legato e più simile al pensiero diurno, è più legato anche a temi della vita quotidiana e infatti da molti è stato anche considerato quasi come una riverberanza della veglia, mentre che l'attività associata all'addormentamento è di nuovo più simile al sonno REM. Ecco, dopo avervi detto questo, in realtà voglio negare di nuovo tutto, nel senso che la scienza moderna ha invece su database enormi di sogni ha constatato che in realtà non c'è questa differenza così netta tra l'attività onirica delle varie fasi di sonno, soprattutto dopo che i sogni vengono equiparati per unità oniriche o unità temporali, perché ovviamente appunto abbiamo detto che i sogni durante il sonno REM sono molto più lunghi, ma quando si fa appunto questa operazione si può vedere che l'attività onirica è molto simile, ha dei temi molto simili sia nel sonno REM che nel sonno non REM.
Quindi qui lo dico e qui lo nego, appunto, questa diciamo è più la vista, la visione caratteristica che si ha degli stati di sonno associati all'attività mentale, ma non è più il pensiero dominante almeno della scienza moderna. Quindi le differenze sono più quantitative che non qualitative. È interessante anche vedere che è possibile in qualche modo modificare il contenuto dei sogni. Per esempio, degli stimoli introdotti durante il sonno possono essere a volte incorporati. Degli stimoli fastidiosi, come per esempio spruzzi di acqua fredda, questo è uno studio particolarmente sadomaso, può generare incorporazione della sensazione fino a diciamo, circa il 50% dei casi. I suoni soltanto nel 9% dei casi. E luci e scariche di corrente all'incirca nel 20% dei casi. Questo comunque fa pensare che non esiste una vera barriera assoluta tra il mondo esterno e il dormiente, perché appunto diverse sensazioni possono comunque raggiungere i centri nervosi ed essere elaborate e addirittura inglobate nel vissuto del sogno. E si è anche visto che moltissimi trait caratteriali vengono mantenuti anche nel vissuto del sogno. Per esempio, dei pazienti depressi più spesso producono dei sogni con un contenuto di tristezza, o i pazienti, per esempio, schizofrenici spesso hanno dei sogni che sono molto simili al pensiero, cioè un pensiero in genere di tipo disorganico, con una struttura disorganizzata, incoerente, che è appunto purtroppo tipica anche di certi tipi di schizofrenia. E ancora delle emozioni durante la veglia possono essere in qualche modo rielaborate durante il sonno, oppure anche un episodio spiacevole, un episodio di violenza e così via. Allo stesso tempo questo non avviene così facilmente né così frequentemente. Per esempio, uno studio che ha cercato di modificare il contenuto dei sogni facendo vedere dei film a contenuto violento a una serie di soggetti è riuscito a far incorporare questi contenuti di violenza soltanto nel 5% dei casi. Questo significa anche che il contenuto del sogno è in qualche modo salvaguardato proprio dalla psiche stessa del soggetto, che per esempio può completamente neutralizzare anche certi fatti che generano ansietà o paura in un altro essere umano. Quindi ovviamente il discorso del contenuto dei sogni è molto individuale ed è molto difficile quindi avere una lettura collettiva dei sogni. E dicevamo che c'è appunto molto spesso una componente emotiva che a volte può essere di tipo spiacevole, come per esempio appunto nel caso degli incubi, oppure può avere un contenuto piacevole, di gioia, o spesso, come succede soprattutto nei sogni, dicono, legati al sonno REM, a contenuto sessuale. In realtà di solito ricordiamo più i sogni che hanno un contenuto negativo, cioè gli incubi. Perché? Per due ragioni principalmente. Una, perché i sogni negativi ci fanno paura e questo ci sveglia. E un risveglio più lungo è associato ad una memorizzazione del sogno. E la seconda ragione è una ragione di tipo diverso. Da un punto di vista evoluzionistico è più importante ricordare degli stimoli nocivi o che hanno creato paura piuttosto che delle cose positive. Perché? Perché la paura in realtà è un meccanismo di sopravvivenza importantissimo per l'animale e quindi ovviamente anche per l'essere umano. E il modo in cui queste influenze emotive vengono prodotte nel sogno è attraverso l'attivazione del sistema limbico e dell'amigdala. Il sistema limbico, avevamo parlato prima del questo il lobo lì, il lobo limbico. Questa struttura un po', come dire, ad anello quasi intorno alla parte centrale del cervello, e la parte invece è l'amigdala, è costituita invece da una struttura piccola, bilaterale, qui la vedete rossa, a forma quasi di mandorla, ed è una struttura molto antica del nostro cervello ed è anche molto importante perché l'amigdala è una struttura che è molto importante nelle reazioni proprio di paura, e come dicevo prima, la paura
paura è essenziale nella sopravvivenza degli esseri umani, come pure degli animali. E l'importanza dell'amigdala nel rispondere in modo selettivo, anche nel sonno, a degli stimoli, diciamo così, importanti, a dei stimoli emotivi, è stata vista anche con tecniche di immagini funzionali. Questo è un mio studio in cui appunto ho osservato che facendo ascoltare durante il sonno il nome stesso dei soggetti, si poteva evocare un'attività, proprio una risposta nell'amigdala, che non era invece presente se ai soggetti addormentati veniva invece presentata, per esempio, tutta un'altra serie di suoni. Quindi appunto il nome, che di nuovo da un punto di vista evoluzionistico ha un'importanza determinante per noi come esseri umani, ecco che richiama un'attivazione del sistema limbico, in particolare dell'amigdala, che non è visto con altri tipi di stimoli. E vediamo anche un altro aspetto interessante, che è comune a tutti i sogni, e che è una diminuita capacità critica. E infatti questo soprattutto significa che, per esempio, di solito non siamo consci di sognare. Pensiamo che sia la realtà, tra virgolette. E un'altra cosa, un'altra caratteristica fondamentale è che non siamo in grado, perdiamo la nostra, il nostro volere. Questo significa che non riusciamo, per esempio, ad evitare delle situazioni di pericolo, quello che per esempio facciamo normalmente invece durante la veglia. A volte non riusciamo neanche a fuggire davanti ad un nemico nel sogno. E ancora abbiamo una ridottissima capacità mnemonica, nel senso che appunto perdiamo memoria durante lo svolgersi in genere di questa attività. Ma questo si pensa sia dovuto a ciò che si chiama ipofrontalità, cioè in realtà una deattivazione dei lobi frontali del nostro cervello, che è stata ben evidenziata sempre con studi di immagini funzionali durante il sonno. Quindi questa ipofrontalità, quindi questa attivazione ridotta dei lobi frontali, che sono proprio sede di alcune funzioni cognitive superiori, come appunto nel prendere le decisioni, come diciamo la volontà, la capacità critica, eccetera, farebbe sì che vengano a mancare durante il sogno proprio quel controllo volontario così importante durante la veglia. Ma questa non è un'opinione divisa da tutti. Infatti c'è uno studioso, Laberge, che negli anni Ottanta sbalordì tutti con un progetto particolarmente bizzarro e anche molto rivoluzionario. Lui basò la sua tesi di dottorato sul lucid dreaming, che praticamente vuol dire sogno lucido. Che cos'è il sogno lucido? Sogno lucido significa avere la consapevolezza nel sogno di sognare. E questa è un'esperienza che capita più o meno a tutti, almeno una volta durante la vita, ma capita in modo più sistematico, quindi ripetuto, soltanto nel 2-3% della popolazione. Ecco, Laberge si convinse che è possibile esplorare e perfezionare questo tipo di controllo durante l'attività mentale onirica, così come si può, per esempio, condizionare o educare, diciamo così, il pensiero alla meditazione. E quindi mise insieme, diciamo, tutta una serie di tecniche che avevano il compito di permettere all'esaminatore di comunicare con il dormiente. Come? Per esempio, le cose più semplici erano prendere degli accordi prima degli esperimenti e dire: appena tu ti rendi conto che stai iniziando il sogno e vuoi prendere controllo del sogno, mi devi mandare un messaggio. Ma come, se dorme? Attraverso il movimento degli occhi, perché ricordiamoci che gli occhi sono una delle poche parti non paralizzata durante il sonno REM. Ed ecco allora, e ancora meno durante il sonno non REM, ed ecco allora che il sistema più classico che Laberge ha utilizzato era quello, per esempio, di avere cinque movimenti oculari bidirezionali, per appunto come segnale dall'altra parte dall'altra faccia del mondo, cioè dal dormiente all'esaminatore. E questa è una tecnica che, con più o meno a volte colpi di fortuna, a volte un po' meno, comunque è andata avanti, e ancora oggi appunto c'è una scuola che si occupa di lucid dreaming, anzi credo più di una nel mondo.
Ovviamente è molto interessante questo aspetto, perché se veramente riuscissimo a sviluppare questo tipo di controllo sulla nostra attività onirica, in pratica potremmo veramente costituire di questi 20 anni di sonno una specie di parco di divertimenti, o perlomeno forse finalmente un'oasi di felicità nell'arco di una vita che purtroppo ci dà tante felicità ma anche tanti problemi. Ecco che allora forse veramente potremmo riuscire a sfruttare almeno questi anni, questi lunghi anni di sonno, come un'oasi in cui tutto va assolutamente bene. Perché? Per definizione, perché noi potremmo controllarli, potremmo produrre questo tipo di realtà, se questo è vero. Ma vediamo adesso quali sono le parti del cervello che producono i sogni. Noi abbiamo visto dei neuroni, dei gruppi neuronali che sono molto importanti appunto nel determinare una fase di sonno o un'altra, ma il discorso appunto proprio di produrre un'attività mentale così complessa è un attimo più complicato, come potete immaginare. Quello che è interessante è che già da molto si sa che anche durante le varie fasi di sonno l'attività cerebrale è notevole. Abbiamo visto prima anche in base all'attività corticale, attraverso l'elettroencefalografia, si è visto che soprattutto nel sonno REM c'è un'attività corticale quasi identica, molto simile a quella della veglia, ma delle tecniche di immagini funzionali hanno permesso addirittura di vedere di più, di vedere il cervello in toto e vedere le aree che sono attive, più o meno attive durante le varie fasi di sonno, veglia, eccetera. Quello che vedete qui è un'immagine, penso che riusciate a vederli, queste sono tre sezioni di cervelli, e sono delle immagini funzionali appunto ottenute in tre diverse stati psicofisici: lo stato della veglia, del sonno non REM e del sonno REM. Le aree più attivate sono quelle che voi vedete come giallo e rosso. Quindi già al primo sguardo si può vedere che durante il sonno REM l'attivazione cerebrale è identica, se non addirittura appare in questa immagine maggiore rispetto a quella della veglia, mentre nel sonno REM c'è un'attività sicuramente più ridotta, ma comunque sempre il cervello mantiene una certa attività. Degli studi posteriori hanno in parte confermato questo studio pionieristico, ma hanno anche potuto determinare un po' meglio la situazione che si ha nelle diverse fasi di sonno. Quello che oggi sappiamo è che durante il sonno REM ci sono sicuramente delle aree estremamente attive, e interessante per esempio tra queste è proprio l'attivazione delle strutture limbiche, così importanti per l'emotività, e anche dell'amigdala, ma ci sono anche delle aree deattivate, come appunto le cortecce frontali, quell'ipofrontalità di cui parlavamo prima. Quindi ecco che già si delineano dei quadri di attivazione o di deattivazione un pochino più specifici per le varie fasi del sonno. E quindi ci fu, come dire, una gara nel cercare appunto di mettere insieme tutte queste varie informazioni neurofisiologiche che sono venute fuori soprattutto negli ultimi tre decenni, per cercare di produrre una teoria, un'ipotesi, da ovviamente che potesse essere testata, che potesse spiegare l'attività onirica. La teoria dell'attivazione sintesi, che è una delle prime ed è anche una di quelle che è ancora oggi molto utilizzata, messa su da Hobson e McCarley, tra l'altro un professore che mi sta particolarmente caro perché ho lavorato con lui per 5 anni, nel 77, quindi è una vecchia teoria, ma ancora oggi molto, molto di moda, diciamo così. In questa teoria praticamente pensano che il sogno venga prodotto attraverso una attivazione della corteccia cerebrale, e in particolare una corteccia occipitale, che è quella più visuale, che verrebbe prodotta da quegli stimoli casuali dovuti all'attivazione dei famosi neuroni REM on, cioè quelli che producono appunto quelle fasi caratteristiche del sonno REM, quelli che stanno nel tronco cerebrale che abbiamo visto prima. E in questo caso anche in questo
questo modo si potrebbe anche spiegare perché questa sintesi del vissuto onirico sia così bizzarra, perché in qualche modo verrebbe formata su una serie di stimoli che sono piuttosto casuali, quindi appunto sarebbe più una sintesi disorganizzata e caotica piuttosto che una sintesi coerente. E questo sarebbe anche aggravato proprio dal fatto che manca la capacità critica legata all'ipofrontalità. Ma questa stessa teoria venne rivista, quindi modificata più avanti ancora da Hobson, che propose che in realtà questa attività viene riorganizzata sulla base di memorie, soprattutto di input mnemonici di carattere affettivo, dovuti proprio all'attivazione periodica delle strutture limbiche e dell'amigdala. Ecco quindi che questa sintesi onirica nascerebbe prima in un modo, se vogliamo, bizzarro, ma poi verrebbe via via strutturata attraverso una attivazione periodica di memorie, fondamentalmente. E Mark Solms, che è un neurologo inglese, è forse uno dei massimi oppositori di questa teoria di Hobson e McCarley, perché la ragione principale è che lui dice che questa potrebbe forse spiegare l'attività onirica durante il sonno REM, ma non l'attività onirica che invece abbiamo nelle altre fasi di sonno. E lui ha invece effettuato uno studio molto interessante su pazienti, cioè persone che avevano delle lesioni cerebrali specifiche e queste lesioni avevano prodotto o una totale cessazione dello stato onirico oppure addirittura un eccesso di attività onirica. E quindi, andando a vedere quali sono le aree del cervello colpite, voleva appunto cercare di capire quali sono anche le aree del cervello che le producono, diciamo, per una deduzione. In modo deduttivo. Quello che lui in uno dei primi studi vide che l'abolizione dei sogni molto spesso è legata a lesioni o della cortece occipitali, quindi quelle appunto visuali, oppure delle cortece frontali, in genere con lesioni bilaterali. E in questi pazienti vide anche che il tronco cerebrale era intatto, quindi tutte le zone appunto dei famosi neuroni REMON erano intatte in questi pazienti, e questi pazienti paradossalmente mostravano un sonno REM all'elettroencefalogramma, ma non avevano nessuna attività onirica. Quindi lui dice: questo dimostra che la teoria di Hobson e McCarley è sbagliata. Ancora lui osservò che invece alcuni pazienti che avevano dei sogni viceversa molto vividi avevano addirittura perso la capacità di distinguere questi sogni dalla realtà e avevano delle lesioni bilaterali invece nelle zone limbiche e oppure nel talamo. E quindi questo ancor più gli fece pensare appunto che si tratta di zone ben specifiche, quelle più importanti nella produzione, nella sintesi dei sogni. E ancora la ciliegina sulla torta venne da un ulteriore studio in cui appunto lui vide che in 25 pazienti con lesioni del tronco cerebrale, che vi ricordo è questa parte qui, appunto, diciamo così, in qualche modo a forma di tronco, che contengono i neuroni REMON, l'attività onirica poteva essere preservata, solo in uno di questi 25 pazienti era assente. Quindi di nuovo in questo modo riuscì, o almeno adduce buoni motivi per falsificare la teoria di Hobson e McCarley, che però, devo dire, continua a rimanere abbastanza in auge. Un'altra teoria interessante è quella dopaminergica psicotica, che si basa semplicemente su un parallelo, cioè si è visto che molte sindromi psichiatriche hanno come sintomo dominante proprio delle allucinazioni. Poiché alcune di queste sindrome sono caratterizzate da un malfunzionamento del sistema dopaminergico, soprattutto di quello mesolimbico e corticale, si è pensato che, dovuto appunto all'ipofrontalità, cioè al fatto che i lobi frontali non funzionano nel modo dovuto, potrebbe verificarsi una condizione in cui in pratica vi è un eccesso di funzione dopaminergica e quindi in seguito a delle stimolazioni endogene o esogene l'attività mentale del sonno si tradurrebbe in allucinazioni, soprattutto di tipo visivo. E questa è una teoria che io trovo non necessariamente esclusiva. È anche possibile che molte parti di queste teorie in realtà possono essere combinate
insieme e che quindi non sono mutualmente esclusive, ma potrebbero funzionare anche tutte come meccanismi paralleli. E si è infatti visto che per esempio dei farmaci che aumentano l'attività dopaminergica, come per esempio la L-Dopa, producono dei sogni estremamente vividi e anche degli incubi. Quindi c'è qualche ragione, diciamo, per credere anche che ci sia del vero. Ma la teoria che a me piace più di tutte è il modello cosiddetto IM, di nuovo di Hobson, un modello più recente, in cui Hobson cerca praticamente di abolire queste definizioni così rigide di stati mentali. Infatti in questa teoria Hobson propone che lo stato mentale venga rappresentato come una specie di continuum psicofisiologico, che quindi non possa più essere semplicemente descritto da due funzioni, ma che debba essere definito in uno spazio tridimensionale, ma che potrebbe anche essere multidimensionale, in cui le dimensioni quali sono? Beh, lui in modo più semplicistico ne determina tre, che sono A, che rappresenta il grado di attivazione corticale, I, che rappresenta in pratica l'input, quindi l'intensità degli stimoli, e M, che vuol dire il grado di modulazione dei neurotrasmettitori, che abbiamo visto sono diversi nella veglia e nei vari stati psicofisici. Questa teoria appunto è interessante perché appunto ogni stato verrebbe definito da delle fluttuazioni in ognuno di questi parametri, e questo significa che potremmo in questo modo descrivere non già uno o due o tre o quattro stati psicofisiologici, ma questa teoria potrebbe accomodare l'esistenza di decine o centinaia di stati psicofisici che vengono, come dire, a sfumarsi l'uno nell'altro, che poi è proprio molto più la realtà, è quello che più corrisponde a quello che noi sperimentiamo, viviamo giorno dopo giorno. Un altro modo di considerare tutto questo è che in pratica è molto plausibile che, visto che esiste un'unica macchina, diciamo così, un unico hardware, come direbbero gli americani, è possibile che sia il software, cioè il programma che via via viene utilizzato, che a secondo che abbia delle funzioni attivate o deattivate, produce in realtà una fluttuazione dello stato mentale. Quindi appunto questo è un modello, come dire, molto più dinamico questo proposto da Hobson. Ed è anche vero che questi continui mutamenti potrebbero anche spiegare il fatto che anche la nostra esperienza sensoriale cambi di continuo. Infatti è esperienza di tutti i giorni che, per esempio, noi usciamo di casa, abbiamo la testa tra le nuvole, vediamo una persona ma non la riconosciamo. Possiamo guidare per 20 chilometri ma senza renderci conto assolutamente di dove andiamo. Proprio perché anche durante la veglia in realtà non c'è uno stato assoluto di attenzione, uno stato assoluto che possa essere appunto facilmente descritto da due parametri, ma è sempre una fluttuazione di livelli di coscienza, di attenzione, eccetera, eccetera, che è molto difficile da definire in un modo così drastico. E proprio parlando di esperienze sensoriali, vorrei concludere questa parte di questa presentazione con qualche cosa di più provocatorio, che spero vi lasci magari così qualche dubbio. Vorrei parlare di quello che noi consideriamo appunto la realtà, che non è altro in realtà che quello che noi sperimentiamo attraverso i nostri sensi, attraverso la nostra esperienza sensoriale. La realtà del sogno, in realtà il vissuto del sogno, è qualcosa che è generato completamente all'interno del nostro cervello, e quindi appunto in questo modo lo discriminiamo e eventualmente ne parliamo come di una realtà virtuale. Infatti virtuale è proprio un aggettivo che utilizziamo per dire qualcosa che sembra esistere ma non esiste realmente, esattamente come per esempio delle creazioni di un programma per un computer. Ma in questo modo ovviamente il sogno è molto più simile al pensiero che non alla realtà.
e questo infatti noi sappiamo che la percezione di vedere un cane che è lì davanti a noi è quello che noi considereremmo realtà, mentre quando noi pensiamo o sogniamo ad un cane abbiamo ovviamente l'idea che il cane non sia lì, non sia là fuori nel mondo esterno, ma sia soltanto dentro il nostro, dentro nella nostra immaginazione. Ma in realtà questo concetto così di questa differenza tra realtà e realtà virtuale è stata messa alla prova più di una volta, sia da scienziati che da filosofi, devo dire. E infatti molti scienziati ritengono che ciò che noi chiamiamo realtà, e quindi come realtà appunto metto tutto questo insieme di percezioni che noi abbiamo durante lo stato di veglia, non sia nient'altro che una elaborazione molto complessa dei nostri cervelli. O, in altre parole, noi abbiamo ovviamente l'impressione di vedere il mondo esterno com'è realmente, ma noi basiamo in realtà questa convinzione soltanto su tutto ciò che viene elaborato all'interno dei nostri cervelli, o in qualche, per parafrasare, il mondo che noi pensiamo esterno è veramente racchiuso all'interno dei nostri neuroni. E in questo caso noi potremmo dire che quando vediamo un cane, veramente ciò che vede un cane sono i nostri neuroni della corteccia occipitale che vedete attivati in giallo in questa immagine. E infatti oggi sappiamo che un'immagine così, che ci sembra così banale, così semplice, in realtà è frutto di una serie infinita di elaborazioni corticali, perché ci sono dei neuroni specifici che vedono il colore di un oggetto, la posizione, la direzione, ci sono addirittura dei neuroni che rispondono soltanto per esempio alle facce o alle espressioni addirittura. Quindi utilizzando questa conoscenza possiamo addirittura per esempio evocare delle false immagini, per esempio andando a stimolare proprio quei neuroni visivi della corteccia occipitale, quindi possiamo mimare una realtà che non c'è, o viceversa possiamo distruggerli e quindi eliminare d'amblè questa realtà. Il vedere è così insito nel modo in cui i nostri neuroni funzionano, e non è quindi nel modo in cui l'oggetto è all'esterno, che in realtà gli stimoli vengono interpretati in un mondo molto anche soggettivo a volte del nostro cervello e quindi molto spesso anche errati. E vi faccio vedere, vi uso il classico esempio delle illusioni ottiche. Le illusioni ottiche significa di vedere qualcosa che è diverso, che ci appare diverso da com'è in realtà. E infatti vediamo per esempio che in questo esempio di due barre parallele, perfettamente identiche, appena noi inseriamo degli elementi geometrici, il nostro cervello tende a vederli immediatamente diversi. Infatti adesso ne abbiamo l'impressione che una sia più lunga e una sia più breve. Ed è infinito il numero di esempi di illusioni ottiche. Vedete per esempio questa, che è un'altra classica illusione ottica, in cui abbiamo una serie di cerchi concentrici all'interno del quale è inciso un quadrato. E il quadrato che vediamo qua ci dà l'impressione di avere i lati piegati, cioè che tendono verso la parte centrale di questa figura, ma anche questa è soltanto un'illusione ottica, è il modo in cui il nostro cervello legge l'immagine. Infatti se noi aggiungiamo una barra perfettamente retta, vediamo che i lati del quadrato sono assolutamente retti. È ancora forse l'illusione più bella di tutti, la spirale che spirale non è. Questa che ci appare appunto una chiocciola, una spirale, in realtà è costituita da una serie di cerchi assolutamente concentrici. Se voi seguite completamente uno qualsiasi di questi cerchi, scusate, sto andando un po' storta, comunque vi renderete conto che sono dei cerchi perfetti, che non si toccano mai, eppure il nostro cervello li legge come una spirale, quindi come qualcosa che va verso il centro della figura. Ecco che ancora ci sono degli altri esempi, per esempio quelli delle immagini ambigue. Queste immagini, quando vengono presentate per delle frazioni di secondo, perché comunque per dei tempi molto brevi, fanno sì che soltanto che il nostro cervello le interpreti in un modo o in un altro. Per esempio, se questa immagine venisse presentata solo per qualche secondo, probabilmente metà della platea penserebbe di vedere una coppa, come vedete l'immagine bianca, l'altra metà penserebbe di aver visto due profili che sono dati invece dai contorni neri. Quindi ecco ancora una volta l'interpretazione della realtà che è data dai nostri cervelli e non è insita nella realtà stessa.
E ancora, beh, questo lo salterò perché è ancora un esempio ancora troppo, ancora più complicato da spiegare, e vorrei soltanto ancora farvi l'esempio appunto del modo in cui sentiamo, e quindi analogamente al modo in cui vediamo, di nuovo queste esperienze sono del tutto elaborate, sono tutte frutto di elaborazione dei nostri neuroni, quindi in teoria è possibile appunto produrre una realtà che non è al di fuori ma è all'interno di noi. E allora vi porto, salterò un pochino qui perché per ragioni di tempo, vi porto anche a considerare infatti che cosa succede quando alcuni di questi preziosi neuroni non funzionano più. E molti di voi avranno letto i libri di Oliver Sacks, in particolare riferirò a due, all'Isola dei Senza Colore, in cui Sacks parla di un fenomeno caratterizzato dalla totale perdita del senso cromatico, quindi questi pazienti non sono ciechi, vedono molto bene, ma vedono il mondo in bianco e nero. Quindi di nuovo i loro cervelli hanno perso la capacità di interpretare il colore e quindi pensano che il mondo esista in bianco e nero. Questa che descrive lui è una forma congenita, quindi queste persone sono cieche al colore dalla nascita, ma ci sono anche delle forme acquisite dovute appunto a lesioni cerebrali. E ancora nell'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, Sacks parla di due fenomeni molto interessanti, anche se molto tristi, come la sindrome dell'arto fantasma e la prosopagnosia. La sindrome dell'arto fantasma è caratterizzata dal fatto che un paziente che ha perso un anno, a volte anche già da diversi anni, continua purtroppo non solo a percepirne la presenza, ma anche spesso associata ad essa ad avere dei dolori molto forti. E questi non sono casi di follia, assolutamente no. Purtroppo il problema di questi pazienti risiede in lesioni di alcune strutture cerebrali, in questo caso in genere sono nelle cortecce parietali e anche nel talamo, in cui c'è una rappresentazione dei nostri arti, una specie di homunculus, se volete, sensitivo, e purtroppo in questi pazienti la lesione in queste aree fa sì che faccia perdurare una percezione dove addirittura un arto più non c'è. E ancora è molto interessante anche il fatto dei pazienti con prosopagnosia, in cui vi è l'incapacità di riconoscere i volti, anche i volti che conoscono molto bene, i volti familiari, e questi pazienti vedono bene, vedono in genere molto bene, soltanto che sono abilissimi nel distinguere tutti i dettagli di un viso, ma non riescono a vederne l'insieme, e quindi vedono praticamente un viso come una serie infinita di dettagli, ma senza riuscire ad avere un senso di tutto questo insieme. Ecco quindi di nuovo quanto il modo di funzionare o non funzionare dei nostri neuroni possa alterare quello che noi percepiamo dalla realtà esterna. E tutti questi fenomeni proprio dimostrano, penso, quanto in realtà quello che noi viviamo come realtà non è che una delle possibili interpretazioni. E questo portò anche a delle teorie molto interessanti e molto bizzarre, come quella del brain in the vat, che non so se avete mai sentito, significa del cervello in provetta, che praticamente sostiene questo. Se voi per un attimo immaginate che tutta la vostra esperienza del mondo esterno sia completamente sostituita da una stimolazione artificiale, quindi la vostra esperienza è costituita da una stimolazione che vi proviene, diciamo per esempio, da un supercomputer, e questo supercomputer proietta all'interno del vostro cervello l'immagine di un cane, molto banale, che voi percepite benissimo, voi immaginate di vedere davanti a voi un cane. Questa percezione sensoriale sarebbe del tutto analoga a quella che avete già sperimentato tante volte, a quella che avete probabilmente tutti i giorni nel vedere un cane. E le due percezioni sarebbero quindi identiche. Ma se così è, gli scienziati e i filosofi dicono, se le due percezioni sono così identiche, come puoi essere assolutamente sicuro di non essere già in questo momento un cervello in una improvetta che forse appunto viene stimolato periodicamente da una presenza aliena, da un supercomputer? Ovviamente questa è soprattutto una
domanda appunto quasi filosofica e molto provocatoria. E c'è un film di grande successo che è stato prodotto proprio negli ultimi anni, che si chiama Matrix, che riprende proprio questo concetto, che è un concetto molto antico. Il primo a parlarne fu Descartes, o Cartesio come noi lo chiamiamo, il filosofo, e questa teoria, questo film, scusate, si basa proprio su questa, in pratica su questo impossibilità o difficoltà nel valutare veramente cosa è reale e cosa non lo è, perché tutto in realtà dipende dai nostri cervelli. In Matrix il protagonista, Neo, si rende conto, ormai in età adulta, che in realtà ha vissuto tutta la vita in una specie di utero artificiale, in una grande macchina, a cui è stato attaccato e soprattutto a cui un grande computer ha prodotto attraverso una serie di innesti artificiali tutta una serie di esperienze e di emozioni nel suo sistema nervoso. Quindi Neo, che fino a quel momento era assolutamente convinto di avere un'esistenza esattamente identica a quella che noi pensiamo di avere in questo momento, scopre a 30 anni di non aver mai vissuto, di aver passato tutta la sua vita in un utero meccanico a ricevere delle stimolazioni da un supercomputer che nel film ovviamente vuole dominare il mondo e quindi ha soggiogato gli uomini, li ha messi in uteri meccanici, sfrutta la loro energia e per farli vivere, manda diciamo dei programmi in forma di matrice, appunto Matrix, che fa sì che loro vivano la loro esperienza e siano convinti di vivere la loro vite, ma le loro vite non le vivono perché appunto sono dei cervelli in provetta. E quindi diciamo che la morale della storia è che se in qualche modo accettiamo che i nostri pensieri, le nostre percezioni siano così tanto legati al modo in cui funzionano i nostri circuiti neuronali, allora è anche possibile dire che l'attività mentale della veglia, l'ipnosi, lo stato di sogno e qualunque altro tipo di attività mentale forse altro non sia che una forma più o meno complessa, più o meno elaborata di realtà virtuale. E quindi a questo punto diventa molto difficile veramente dire in assoluto se quello che noi conosciamo è una realtà o se in realtà la vera realtà non la conosceremo mai, perché noi vediamo il mondo soltanto attraverso i nostri cervelli. Ma adesso, senza cercare veramente di convincervi che siete dei cervelli in una provetta e che state vivendo un'allucinazione collettiva, vi vorrei piuttosto invece semplicemente far pensare seriamente al rapporto della nostra esperienza mentale con il mondo esterno, che non dovrebbe essere data assolutamente per scontata, come non dovrebbero essere dati per scontati questi 20-25 anni e più alla fine della nostra vita, che appunto passano senza che ne ci rendiamo conto, ignorandoli totalmente. Se volete leggere ancora sui sogni, ho tantissimi libri da consigliarvi. Grazie.